cacchio si fa? Me l'avevano detto a scuola, ma capito? Era così. Era. A destra! E che. Ah! Ma che cacchio sei? Ma non sto facendo video! Ma non importa. Di cosa dovrei parlare oggi, scusa? Oh, sei tu il capo? Ken. Ah, Ken. La prego, se sta qui mi mette tensione. Non sto scherzando, eh. Sto... Ah, è scomparso, ma che figa... Ah, ma sei dietro la telecamera, come hai fatto? Cosa vuoi? Ah, ma... Che c'è? Dobbiamo parlare di Ken, dai. Ah, dobbiamo parlare di Ken? Sì. Vero. Quello che dice il capo è vero. Chi? Dobbiamo... Quale capo? Come quel capo? Era qui dietro. Ma non c'è nessuno, che cacchio stai dicendo? Oh, ti senti bene? Non lo so. Dai. Mi viene da ridere dal nervoso. Comunque parleremo di Caligoriero, uno dei più grandi fumetti di tutti i tempi. Bravo. Approvo, sottoscrivo. Vabbè, infatti quello dietro la telecamera è un occulto maniaco. Ehi! Hey. Ecco. Anzi, no, siamo pazzi. Che cacchio. E ci va, è lui, sempre lui. È Toki, no, si riconosce, un po' fatto male. Che ti devo dire, oh. Parliamo di questo fumetto che è stato realizzato da Burronson per la storia e Tetsuhara per i disegni, anche lui è anche un po' la storia. Questo fumetto parla di un mondo post-apocalittico che, in cui non c'è più la civiltà, non conta più i soldi, conta solo la forza. Il potere è preso solo dai più potenti, dai più forti. In questo, diciamo, mondo in cui, c'è solo odio, solo disprezzo tra gli altri, c'è un barlume di speranza. E chi è? È Kenshiro, il successore. Qua dovrebbe partire la sigla. Ken, sei tu un fantastico guerriero, ma no, lasciamo perdere. Kenshiro, il successore della Divina Scuola Dokuto, che è una delle più grandi scuole di arti marziali, che si basa sulla pressione degli tsubo, i punti di pressione, e con questi punti di pressione, toccandoli, esploderai. Neanche Chuck Norris è capace di tanto. Persino lui non ce la farebbe. Quindi stai attento, eh. Io? A no, cosa? No. Ah, Chuck tu. Norris. Io chi? Quello sulla telecamera. Ah, sì. Ma che sta guardando? Tu, stai attento, sì. Coglione. Se non insultare anche tu, non devi. Non si può insultare. Non si può insultare? Credo di no. Credi. Va bene. Ci penseremo un'altra volta. Di nuovo come l'altra volta. Io non ci sto più, Adesso guardo dall'altra parte, se vuoi. Ma cosa me ne frega? Tanto. Ah, ecco qua. Ti inquadriamo ben bene, sì. Ok, stavo parlando degli tsubo. Dei punti di pressione che quando li tocchi, esplodi. Cioè, dipende da come li tocchi. Toki, da noi illustrato prima. Dipende da come li tocchi, Toki. Ah, sì, no, pensavo fosse un gioco di parole. Dipende da come li tocchi, perché Toki riusciva a guarire le persone. Pensate che è straordinario questo tsubo. Comunque, in questo mondo, questo Ken il guerriero, cioè, si parte con lui che è nel deserto. Sta pensando alla sua Giulia, almeno questo è nell'anime. Il fumetto. Aspetta, Giulia, ma era la macchina? Cioè, pensava alla Giulietta oppure... No, qua! Cosa c'è? Dopo queste battute! Vabbè, stava pensando alla sua Giulia e viene braccato da dei scagnozzi di un certo Zed. Cioè... Sì. Posso continuare? Se vuoi. Ok, non certo Zed, un capo di una banda. Lui stava tentando di abbeverarsi, diciamo, solo che qui l'acqua, in questo mondo post-apocalittico, ce n'è pochissima. Infatti gli oceani sono quasi del tutto scomparsi, ci sono pochissimi mari, e quindi l'acqua è preziosa, ed è nei sotterranei, nelle falde acquifere, diciamo. Lui viene arrestato, viene portato in prigione, dove fa la conoscenza di Bart, uno dei protagonisti di questa storia. Dopo qualche minuto in cella appare Lin, che è una bambina che non riesce a parlare. Questa bambina gli porta dell'acqua. Ovviamente qui Bart, dato che cercava di liberarsi da questa prigione, vuole prendere le chiavi a Lin. La prende e
Cerca di prendergli le chiavi, però chiede a Ken di farlo. Ken non lo fa, gli preme uno tubo a Bart qui, che gli viene un dolore lancinante al gomito. Qui si vede la prima, diciamo, una delle prime espressioni della potenzialità della divina scuola di Okuto. E perché nonostante non gli abbia fatto niente, è riuscito a fargli male. Comunque, Lin si intenerisce di questo gesto e si innamora di Ken d'ora in poi. Comunque, cosa fa? Metterà una vita! Sì, fin troppo. Sono 152 puntate. 27 volumi! 27 volumi, 152 puntate, Lin, ma hai fatto due palle però! E poi alla fine non concludo niente. Appunto, non concludo niente, anzi! Non concludo niente. Allora, madonna, guarda te, okay, ecco. Come cacchio la vita. Io! Viene raccontata la storia di Lin. Ecco, e qui si viene a sapere che è muta, perché i suoi genitori sono morti e lei ha urlato talmente tanto che è scomparsa la voce. Caduta di tonsille? Penso di sì, oppure... Scomparsa la corda vocale? Sì, è quello che stavo per dire, come fai a saperlo? Non lo so, una specie di premonizione. Oh, che figata. Comunque, qui Ken allora gli preme di Tsubo sulla gola e con questo gesto dice che quando ne avrà bisogno ritornerà la voce. Infatti, si sente che c'è l'arrivo della banda di Zed, quello di cui hai parlato prima. Un grido proveniente dal cuore le farà ritornare la voce. Ah, bravo, è uguale a quello del fumetto. ok. Zed prende la bambina e Ken, liberatosi con la sua potenza, va a salvarla. E cosa fa la bambina? Urla, Ken! Certo, se urlava Salvatore, era diverso. Tore, vieni qua. Dove lo salvano? Vieni. E Ken la salva con un bel po' di mosse alla Kenshiro. O alla Chuck Norris. No, non sfruttiamo Chuck Norris, che ho paura che ne appaia qua davanti. E mi fa un calcio. Dai, revisione tu. Aspetta poi. Che vado contro. Vai. Oh, per il momento siamo salvi, Non c'è Chuck Norris. Ok, questa volta ti ho anticipato, sapevo che ti giravi. Ogni intervallo di tempo lo sono misurato con il cronometro. Comunque. No, cos'è sta ribellione? Non ho capito. Perché? Vabbè, vai avanti, dai. Sono stufo di essere preso in giro. Dai. Vabbè, non importa. Stavamo parlando della maestosa potenza di Ken il guerriero. È un messaggio da dare. Ma cosa te ne frega? Vabbè, della maestosa potenza di Ken che riesce a salvare la bambina. Ma questa è solo la prima delle tante avventure che capitano. Le grandi storie d'amore, i favolosi disegni di Tetsuara, tutto quello che viene rappresentato su questo magnifico manga. E Raul, qui in sovraimpressione. Il sacrificio di Rei, il futo della montagna, l'aiuto delle nuvole. Tutte le regole che ci sono nella... E la scuola di Okuto, quella di Nanta, quella di Cento, quella di... Tutte le regole di queste scuole, il comportamento di Raul, che anche se è cattivo non è mai sleale, per esempio con Futo dalla montagna. Tutte queste cose, tutto questo mondo che era ripetitivo negli anni Ottanta, infatti i film sui mondi post-apocalittici c'erano e c'erano anche tanti. Nonostante questa ripetitività del mondo post-apocalittico, il fumetto è uno dei più grandi di tutti i tempi. Quindi, se non lo leggete... non avete letto mai un fumetto decente. Vabbè, non posso dire che non avete mai letto un fumetto decente. Diciamo però che se non l'avete mai letto, o siete nati da poco come me, perché però l'ho letto, oppure non vivete su questa terra. Se non avete nemmeno visto l'anime, cioè l'anime è... L'anime di Morta... Ah no, quello è un altro anime. Va bene, se non avete mai neanche mai visto il cartone animato di Ken il guerriero, vivete veramente in un altro pianeta, magari su Marte, su Venere, su qualche altro pianeta, perché cioè, è una pietra miliare di questi ultimi 30 anni, proprio adesso che si festeggiano i 30 anni di Ken il guerriero, dall'83, la prima comparsa del manga, al 2013. Infatti adesso c'è un'edizione speciale, zio, non te la devi perdere, mannaggia la miseria. Oggi forse vado. Oggi? Proviamo. Abbiamo parlato di Ken il guerriero
ed è solo del primo capitolo, non posso dirvi tutto perché, cioè, non dovete perdervelo e non posso farvi nessuno spoiler. Cosa stai facendo? Questo intervento ludico posso continuare e notare intervento ludico. Cosa vuol dire? Vabbè, lasciamo parlare. L'ha detto il mio professoressa. Concludi, dai. Dicevo, abbiamo parlato, cioè, del primo capitolo e delle parti importanti di Ken il Guerriero e vi aspetto la prossima settimana per parlare di un altro manga importante. Cioè? Orange Road. Ah! Orange Road, fumetto che ne ha fatte di cose. Che spacca. Però parleremo anche di uno degli altri, di un altro capolavoro di Tetsuhara, che a me è piaciuto, poi agli altri non so, dicono che è troppo violento. Cyber Blue. E vediamo. Comunque, state attenti, che potrei fare un'altra recensione su Ken il Guerriero. Ciao!